Nuova puntata di Facciamo Finta che speciale Sentiero di Atlantide. Questa puntata, lo diciamo subito, va proprio in coppia con quella della settimana precedente, quindi riprendete le playlist, andiamo a vedere un po' tutto quello che è già stato detto, ma intanto bentornato padrone di casa Nicola Bizzi, come stai? Bene, bene, bene. Un saluto a te e a tutti quelli che hanno la pazienza e la costanza di seguirci, che a quanto vedo sono sempre più numerosi. Ci fa un sacco piacere perché di settimana in settimana ci sono i veterani di questa trasmissione che ringraziamo, c'è anche il cane che passa dietro, ma ci sono anche i nuovi, quindi un speciale benvenuto ai nuovi e quindi di che cosa parliamo, o meglio, come completiamo il discorso della settimana precedente. La settimana precedente abbiamo affrontato, o quantomeno iniziato ad affrontare, perché è un tema veramente complesso, vastissimo, la questione spinosa della presenza aliena nel passato. Abbiamo visto come la maggior parte delle mitologie della Terra faccia riferimento a divinità stellari, quindi a dei provenienti da altrove. Esistono anche, e chi si intende di esoterismo lo sa, esistono anche divinità della sfera terrestre, esistono divinità prettamente terrestri, divinità telluriche, divinità degli elementi, divinità collegate alla natura, all'acqua, divinità dei boschi, ma tutte le grandi divinità, quelle considerate creatrici, in tutti i pantheon religiosi della Terra, hanno non a caso una provenienza stellare. E vengono identificate come provenienti dalle stelle, e addirittura in certe culture viene anche indicata la costellazione di provenienza, viene indicato il sistema stellare di provenienza di queste divinità. Basti pensare all'antico Egitto, basti pensare anche alle culture mesoamericane. Basti pensare anche alla tradizione ellenica, in cui attraverso i misteri Eleusini sappiamo che una civiltà umanoide sarebbe arrivata sulla Terra dal sistema di Tauceti. Ne abbiamo già parlato. E oggi ci concentreremo sulla tradizione mesopotamica, perché non solo perché l'abbiamo accennato e promesso nella scorsa puntata, ma perché c'è molto da dire. La questione degli Anunnaki. La questione di Nibiru. Cerchiamo di riassumere perché è un argomento molto complesso e difficile e anche scottante, se vogliamo. Ora io ho accennato nel corso di una mia trasmissione, l'Orizzonte degli Eventi, un paio di settimane fa, ho accennato ad un mio articolo. In realtà erano due articoli, ma di uno purtroppo ho perso il PDF durante un trasloco e eventuali interessati lo potrei scannerizzare dalla rivista, perché sono usciti a 2 mesi di distanza sulla rivista Archeomisteri nel 2016. E uno di questi articoli era intitolato L'Apocalisse prossima avventura e l'altro Il ritorno di Nibiru. Che cosa ci nascondono la NASA e i servizi segreti di tutto il mondo? Io cercai di fare chiarezza, vi ripeto, era il 2016. Sembra una vita fa, rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi anni, ma nel 2016 c'era stato effettivamente un enorme incremento dei terremoti. Lo sappiamo molto bene, purtroppo anche in Italia, quello che è successo. Va bene che il nostro Appennino è zona sismica, drammaticamente sismica, ma il 2016 ha visto veramente delle pagine tristi, con devastazioni nell'Umbria, nelle Marche, in particolare nelle Marche, una regione che è stata veramente martoriata da questi terremoti. E il terremoto di Amatrice, fra l'altro, che il Lazio, che Amatrice è stata completamente rasa al suolo. Insomma, tutto questo aumento di terremoti è stato repentino e di livello internazionale. Terremoti di vasta scala si sono intensificati in tutto il mondo, fra l'altro continuano ancora oggi, magari se ne parla meno, ma c'è l'anello, il cosiddetto Fire Ring, l'anello di fuoco del Pacifico, che è in sommovimento continuo.
praticamente tutta l'area. Se noi prendiamo l'Oceano Pacifico e tracciamo con la penna tutte le linee costiere che si affacciano su questo immenso oceano, che è il più grande della Terra, vediamo che sono tutte zone incredibilmente sismiche. Si va dal Giappone alla Kamchatka, fino ad arrivare poi alle coste nordamericane, fino poi alla California, che lo sappiamo è in attesa di sprofondare, fino ad arrivare poi al Sud America. Tutto l'anello del Pacifico è una delle zone più criticamente sismiche e si stanno verificando dei sismi sempre di maggiore intensità, e fra l'altro anche nell'Atlantico, in particolare nell'Atlantico meridionale. E c'è poi una questione, e non da poco, c'è una questione del... Io non sono un geofisico, non sono uno scienziato, tengo a premetterlo, io sono semplicemente uno storico, un docente di storia, che però chiaramente si interessa e si documenta anche di questioni scientifiche. Non ho la pretesa di saperne più di uno scienziato, ma da tante campane si sente ormai dire che saremmo prossimi a un ribaltamento dei poli magnetici. Il ribaltamento dei poli magnetici è ciclico e si verifica sulla Terra ogni tot periodo, e provoca disastri, provoca degli sconquassi incredibili, provoca degli eventi anche di estinzione di massa che potrebbero essere altamente drammatici per la specie umana. Eventi che sono già avvenuti in passato, sia direttamente collegati con il ribaltamento dei poli magnetici, che dipendenti anche da fattori esterni, come impatti di asteroidi o di comete, come per esempio l'evento che c'è stato duplice nel 10.800 a.C. e nel 9.600 a.C., quello che determinò la fine di Atlantide, come già abbiamo detto in una precedente puntata. Ma tutti questi eventi cataclismatici attuali che stanno interessando il nostro pianeta, quindi aumento dei terremoti, aumento delle eruzioni vulcaniche, trovano un riscontro anche su altri pianeti del nostro sistema solare. Da qualche anno gli astronomi sono in allarme perché hanno rilevato un qualche cosa di anomalo, nelle orbite dei pianeti più esterni del nostro sistema. E sappiamo bene, no, che dopo Marte abbiamo una fascia di asteroidi e poi abbiamo Giove, il gigante gassoso, che è il pianeta più grande nel nostro sistema solare. E dopo Giove cosa abbiamo? Abbiamo Saturno, abbiamo Urano, abbiamo Nettuno, abbiamo Plutone, che io non concordo con il declassamento di Plutone a pianeta nano. Plutone è un pianeta del sistema solare e tale lo resterà per sempre, finché esisterà. Gli astronomi si permettono ogni tanto nei loro convegni di declassare un pianeta e di retrocederlo al rango di un asteroide, no? Ma la follia umana raggiunge dei picchi incredibili. Fatto sta che oltre Plutone esiste una fascia vastissima. Il sistema solare è molto più esteso di quanto noi comunemente pensiamo. Esiste una fascia vastissima che ospita numerosi pianeti transplutoniani, pianeti anche di considerevoli dimensioni. Il primo ad essere scoperto ormai quasi 20 anni fa fu Sedna, per esempio. Poi ne sono stati scoperti tantissimi altri che sono stati poi battezzati in maniera un po' asettica con dei codici numerici. Sedna è l'unico che ha avuto un nome, anche simpatico, era il nome di un'antica divinità, e popoli nordici, e quindi sono tutti classificati con codici numerici X, Y, 2, 4, 9, ma sono tanti, ogni tanto ne viene scoperto uno nuovo, sempre più lontano. Ebbene, sono corpi planetari, planetoidi o pianeti nani o anche pianeti giganti, in realtà trapela poco perché non ce la dicono tutta,
che hanno delle orbite molto particolari, hanno delle orbite tendenzialmente ellittiche. È vero che anche alcuni pianeti nel Sistema Solare hanno delle orbite ellittiche, ma questi qui hanno delle orbite ellittiche molto estese, che fanno sì che il loro periodo di rivoluzione attorno alla stella, attorno al nostro Sole, possa essere anche di svariate migliaia di anni. Quindi praticamente si allontanano moltissimo dal Sole nel punto di massima distanza, si avvicinano al Sole, quindi intersecando il sistema solare interno nel periodo di minima vicinanza. E sarebbe proprio questo intersecare il sistema solare interno da parte di questi corpi transplutoniani a determinare delle alterazioni e delle modifiche del campo magnetico del sistema solare interno. E ora ve la sto dicendo in termini semplicistici, ma anche in termini scientifici, affinché possiate comprendere di cosa, su cosa ci stiamo focalizzando. Quindi un qualche cosa che è normalmente molto lontano può in periodi ciclici avvicinarsi. Non è detto che debba colpire la Terra, ma si può benissimo avvicinare e intersecare l'orbita fra Marte e la Terra, per esempio, oppure fra Marte e Giove, oppure, come pare che sia già successo, perché esisteva un pianeta fra Marte e Giove, un pianeta che viene, e come vedremo anche oggi, viene menzionato e descritto da molte culture, fra cui quella sumerica che oggi affronteremo, pianeta che non c'è più. Infatti c'è una fascia di asteroidi che indica che questo pianeta esplose. Esplose, secondo la cultura sumerica, in seguito ad un impatto, secondo altre tradizioni, in seguito ad una guerra. Ma una cosa non esclude l'altra, perché anche nell'ambito di una guerra può per esempio essere deviato un corpo stellare che va ad impattare con un pianeta, e quindi questo corpo deviato può essere utilizzato anche come arma. Ora chiaramente qui stiamo anche nella fantascienza, stiamo nell'immaginazione, però in una trasmissione che giustamente si chiama Facciamo Finta Che, dobbiamo anche un pochino sognare, dobbiamo anche un pochino espandere la nostra mente e dobbiamo esercitare, secondo me, una grande dote, che è quella dell'intuizione. Io spesso parlo di maieutica, no? Che la maieutica è quell'arte che il sommo Socrate ha insegnato a Platone, ne parlavo anche all'orizzonte degli eventi, ma è una cosa che è interessante da ripetere anche ai nostri ascoltatori. Che cos'è la maieutica? La maieutica deriva da maieutiche, è una parola greca che significa ostetricia. E cosa fa l'ostetrica? L'ostetrica aiuta la donna a partorire, assiste al parto, è quella che garantisce che la donna possa partorire. E Socrate non aveva la pretesa di insegnare, di trasmettere delle dottrine, degli insegnamenti in maniera meccanica, ma lui stimolava le persone a partorire la verità da dentro loro stessi. E lui sosteneva, no, che potenzialmente noi la verità l'abbiamo dentro di noi, va tirata fuori. Tante persone non esercitano questa arte, perché come la si tira fuori la verità da dentro di noi? Con il confronto, con il dialogo. E infatti tutti i grandi dialoghi filosofici di Platone sono improntati proprio sulla maieutica, perché spingono la persona a ragionare e a fare 2 più 2, ad arrivare alle verità, senza che gli vengano imposte, senza che gli vengano affibbiate addosso con un indottrinamento fine a se stesso. Ma non finisce qui. Perché c'è anche un altro grande fattore che entra in gioco. È quello che Parmenide, un altro grande personaggio dell'antichità, chiamava l'intuizione, il nous. L'intuizione, secondo Parmenide, è intrinseca nella natura umana. Addirittura lui sosteneva che intuire è sinonimo di essere, di esistere, perché noi vivendo, essendo, esistendo, intuiamo. E l'intuizione, occhio, va ben oltre il pensiero razionale. L'intuizione ci porta a comprendere le cose.
e soprattutto a estrapolare delle verità che abbiamo dentro noi stessi. Quindi la maieutica è complementare al nous, all'intuizione, e ci porta non solo alla verità, ma ci porta a quella super verità di cui parlava Parmenide, che va oltre il pensiero razionale e che unisce la verità, la aletheia, e la doxa, l'opinione, un qualcosa che va al di sopra di entrambi. E lo scopo di queste nostre trasmissioni vuole essere proprio quello di stimolare la vostra intuizione, perché io, tanti altri che magari vengono ospiti dal bravissimo Gianluca, e non abbiamo la pretesa di farvi delle lezioni accademiche, di imporvi dei concetti che magari non condividete. Stimoliamo la vostra curiosità, stimoliamo la vostra riflessione, vi trasmettiamo anche delle informazioni, ma soprattutto vi pungoliamo affinché riflettiate, e che le cose non sempre sono come ce le dicono. Ora, fatta questa premessa, che ci tenevo a farla anche perché a volte mi chiedono, no, ma che metodo utilizzi per parlare di certi temi che sono anche difficili? Stimolare la curiosità, questa deve essere la prima cosa. E oggi ve la stimolerò parecchio, perché parleremo dei Sumeri e parleremo di Nibiru. Nibiru, questo fantomatico decimo pianeta, che sarebbe nient'altro che uno di questi grandi pianeti trans-plutoniani che ciclicamente vanno a intersecare il sistema solare interno, provocando qualcosa di poco piacevole. E fino a pochi anni fa, fino agli anni 80, fine anni 70, Nibiru era sconosciuto, era un nome che era totalmente estraneo alle masse, era conosciuto in ambito accademico da pochi sumerologi e da qualche volonteroso studioso di archeologia o di filologia classica. Infatti è un nome che compare esclusivamente nei testi mesopotamici. Sappiamo che i Sumeri sono stati uno dei popoli più antichi della Mezzaluna Fertile, una delle prime civiltà avanzate di questo ciclo temporale. Io dico di questo ciclo temporale perché mia ferma convinzione che siano avvenuti altri cicli temporali precedenti, con altri cicli di civiltà, e questo nostro ciclo temporale storico ha avuto inizio attorno a 10-12 mila anni fa e probabilmente affonda le sue radici in una grande civiltà precedente che purtroppo è andata distrutta. La cultura sumerica, erroneamente definita ancora nei libri di scuola come la prima grande cultura avanzata del mondo, no, non è vero, perché ne sono esistite altre. La civiltà megalitica delle coste dell'Atlantico è decisamente più antica, e viene detto sempre erroneamente che la civiltà sumerica è stata la prima ad avere una scrittura. Anche questo è falso, perché esistono altre civiltà precedenti con forme di scrittura avanzate, come la civiltà danubiana, per esempio, prettamente europea, e della quale ancora si parla poco. Ma la civiltà sumerica è comunque straordinaria, perché noi dobbiamo ai Sumeri buona parte del nostro calendario. E se abbiamo un orologio al polso che segna 12 ore, ore divise in 60 minuti, minuti divisi in 60 secondi, lo dobbiamo ai Sumeri. Se ne parla poco, pochi considerano questo fatto. Io lo spiego molto bene nel mio libro I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, come il sistema sessagesimale sia squisitamente di origine sumerica. Altre civiltà avevano altri sistemi, però questo è rimasto, perché dalla cultura sumerica è passato alla cultura mesopotamica, alla cultura caldea, poi alla cultura assira, è arrivato poi nel Mediterraneo, è stato adottato dalla civiltà fenicia, è stato adottato anche dalla civiltà ellenica. E quindi anche la divisione del cerchio in 360 gradi è sumerica, pensate. I Minoici invece, come spiego nel mio libro, dividevano il cerchio in 366 gradi.
lì stava la differenza, perché avevano un altro sistema. Ma la cultura sumerica è un mistero, è un enigma apparentemente insolubile. Perché? Perché è palese ed è evidente che i sumeri non vengono dalla mezzaluna fertile. Il Sumer che cos'è? Il Sumer geograficamente è il sud dell'attuale Iraq. È una zona, fra l'altro, storicamente paludosa, pianeggiante, dove oggi abbiamo la città di Bassora, per esempio, in Iraq. Da Baghdad in giù potremmo dire che quello era il Sumer, l'antico Sumer, fino ad arrivare al dove oggi sorge il Kuwait, che però all'epoca non esisteva, perché il Kuwait è geologicamente più recente. Ma per darvi un'idea, no? I Sumeri però chiaramente non venivano da lì, perché loro avevano una tradizione letteraria, loro scrivevano tutto e avevano un'elevata cognizione matematica, un'elevatissima cognizione astronomica, e loro ritenevano la loro civiltà antica di non solo millenni precedenti a quanto è storicamente oggi documentato dagli archeologi, ma addirittura parlavano di decine di migliaia di anni. Esistono liste di sovrani divini, liste di re, che fra l'altro vivevano tantissimo. Altro elemento molto interessante che poi ritroviamo anche in altre culture. Però non venivano da lì. L'archeologia lo ha dimostrato. Gli strati più antichi della civiltà sumerica, che poi sono quelli di Tel el Obeid, no, per dare un'idea, strati in cui sono state trovate quelle curiosissime statuette di divinità con le teste di serpente, con le teste di rettiloidi. Addirittura ci sono delle dee serpente con la testa molto simile a quelle, ai classici personaggi di serie come Visitors, no, per darvi un'idea, che reggono in braccio un bambino divino, anche lui con la testa di serpente o di rettile. Quelle appartengono allo strato di El Obeid, la prima stratificazione della cultura sumerica, e siamo a circa 6.000 anni fa. Andando più in profondità c'è l'acqua. Quella è una zona paludosa, desertica e storicamente paludosa. Nelle profondità della terra ci sono strati acquiferi. Non hanno trovato, andando a scavare in profondità, stratificazioni precedenti della cultura sumerica. Quindi la cultura sumerica veniva da altrove. C'è chi dice da nord, che siano calati dall'Urartu e poi ancora magari dal Caucaso, o dalle steppe dell'Asia centrale. Queste sono ipotesi convalidate fra l'altro da alcuni astronomi, sulla base proprio delle descrizioni astronomiche della cultura sumerica e della visualizzazione di alcune stelle che i sumeri conoscevano e che non sono osservabili dal Sumer, ma sono osservabili dall'attuale Siberia, per esempio. C'è chi dice invece che i sumeri provenissero dal mare, da quello che oggi è il mare e che magari in epoche precedenti era una distesa di terra emersa, come per esempio il Golfo Persico, il Mar Rosso, chi lo sa, oppure l'Oceano Indiano. Sono tutte ipotesi, fatto sta che questa civiltà arriva nel Sumer, già sviluppata, già avanzata, con una propria scrittura, con una propria arte, con un'elevatissima conoscenza scientifica, con una cognizione della geometria, con una cognizione della precessione degli equinozi, del calendario, dell'esatta rotazione della Terra, conoscevano il diametro della Terra, conoscevano la distanza dal Sole, ma ci pensate quanto veramente erano avanzati. Ebbene, loro avevano una elevatissima religiosità e un pantheon religioso molto particolare. E qui veniamo a parlare della parola proibita, gli Anunnaki. Perché proibita? Se vi ricordate, doveva uscire un film molto molto particolare. Un film che fra l'altro doveva essere il primo di una trilogia.
una trilogia pensata, studiata e diretta da un regista poco noto, che è John Grass, un regista americano. Ebbene, nel 2005 doveva uscire il primo film di questa trilogia, intitolato Anunnaki, il numero uno di questa trilogia. Questo film non solo non è uscito nei cinema, è stato boicottato in ogni modo possibile e immaginabile, ne è stata impedita l'uscita nelle sale cinematografiche, addirittura sono state tolte dalla rete tutti gli spot promozionali di questo film, sono state tolte dalla rete tutte le interviste al regista, tutte le interviste agli attori. E hanno addirittura è stata anche cancellata, non si sa se l'ha fatto lui di sua sponte o se gliel'hanno chiusa, è stato chiuso il sito internet della produzione e addirittura l'email del regista, l'indirizzo email del regista. Regista che poi curiosamente a quanto pare è stato assunto con uno stipendio milionario, milioni e milioni di dollari, niente meno che da Google. Come a dire, questo film non sa da fare, non lo devi pubblicare, in cambio tuteliamo il tuo portafoglio e lavorerai per noi. Quindi la più grande delle big tech ha assunto questo regista, che non ha più parlato di questa sua fantomatica trilogia che sarebbe dovuta iniziare ad uscire nel 2005. Ma di cosa parlava questo film? Perché era così scomodo? Perché parlava di questi Anunnaki, di questi dei della tradizione sumerica che sarebbero arrivati sulla Terra da altrove e che avrebbero addirittura creato l'umanità o una parte dell'umanità. Ora, in un'altra delle nostre trasmissioni ho fatto una dichiarazione sulla quale molti mi hanno chiesto delucidazioni, no? Ho detto che l'attuale umanità, secondo tutte le evidenze, è frutto di molteplici ingegnerizzazioni genetiche da parte di realtà esterne. C'è sicuramente una linea evolutiva propria della Terra, alcuni popoli della Terra, alcuni rami di questa complessa e variegata umanità sicuramente hanno un'origine terrestre, ma ce ne sono tanti altri, la maggioranza, che sia secondo quanto narrano le loro stesse tradizioni religiose, che anche secondo quanto è stato scoperto nel loro DNA e che ci viene taciuto dalla scienza, hanno una parte di origine non terrestre. Sarebbero avvenute sulla Terra in sostanza degli esperimenti di natura genetica attuati a distanze di temporali anche diverse da diverse civiltà provenienti dall'esterno. Ho parlato degli Azzurrei, ho parlato dei Picentau provenienti dal sistema di Tau Ceti, orbitante, cioè distante circa 11 anni luce dalla Terra, che sarebbero arrivati, secondo una certa tradizione, nel sistema solare, quindi anche sulla Terra, attorno a 90.000 anni fa. E che 80.000 anni fa circa avrebbero dato origine a una particolare stirpe umana, un ramo del Sapiens, che è l'uomo di Cro-Magnon, a loro immagine e somiglianza. Ma gli antichi Sumeri sostenevano di essere discendenti di una umanità creata invece da questi Anunnaki. E qui c'è da entrare ora un po' nel dettaglio della complessa mitologia sumerica. Sia il termine Anunnaki che il nome Nibiru sono stati riportati alla ribalta, mentre prima erano nomi di nicchia che conoscevano soltanto gli archeologi e i filologi, da un grandissimo autore, un grandissimo studioso, che è morto nel 2010, Zaccaria Sitchin. Molti lo chiamano Zaccaria. A me non piace questa storpiatura americaneggiante del suo nome, perché lui si chiamava Zaccaria Sitchin, era fra l'altro di origine azera, benché naturalizzato americano, ed era fra l'altro anche un rabbino, ed era un grandissimo studioso di filologia biblica e
è grande conoscitore del cuneiforme, della lingua sumerica, e lui ha dedicato la sua intera vita allo studio e all'analisi dei testi della cultura sumerica. E lui ha pubblicato un libro nel 1976, il primo di una lunga serie di libri, ma questo suo primo libro ha aperto una breccia perché ha cambiato i tempi, ha creato un fenomeno di massa, ha portato alla conoscenza delle masse la questione degli Anunnaki e la questione di Nibiru. Questo libro è Il dodicesimo pianeta, le vere origini dell'uomo, che è uscito appunto nel 76 e che ha avuto un numero sconfinato di ristampe e di riedizioni in tutto il mondo. Ebbene, il nome Nibiru viene direttamente dalla lingua accadica, che lo ha ereditato dalla lingua sumerica, e significa letteralmente punto di attraversamento, punto di transizione. Vi ricordate cosa ho detto poco fa, no? Che questi corpi planetari extraplutoniani, aventi un'orbita ellittica, alcune anche di grandi dimensioni, vanno a intersecare il sistema solare interno ciclicamente. Quindi guarda caso, Nibiru letteralmente significa punto di intersezione, punto di attraversamento, perché sta proprio a indicare il suo stesso nome, il punto di attraversamento del sistema solare interno. Quando questo corpo, secondo i Sumeri, circa ogni 3600 anni si avvicina alla Terra, si avvicina al sistema solare interno. Per gli antichi popoli, quindi dell'area mesopotamica, questo pianeta che veniva proprio descritto con un'orbita ellittica, avevano delle conoscenze astronomiche molto precise, veniva associato a un dio molto particolare, a un Anunnaki, il dio Marduk. Una divinità che poi dalla cultura sumerica è approdata nel Pantheon babilonese, e da dove deriva però il termine Anunnaki? Anunnaki indica, intanto è un plurale, e secondo alcune interpretazioni si può pronunciare anche Anunnaku, e indica l'insieme degli dei sumeri. Indica un pantheon divino, un'assemblea di dei presieduta da An. An nella cultura sumerica è il dio del cielo, è la rappresentazione stessa del cielo. E questa assemblea divina, questo pantheon degli Anunnaki, si componeva appunto di sette dei considerati supremi, di cui facevano parte anche i quattro creatori: An, il cielo, Enlil, considerato il dio dei venti, il dio degli elementi, Enki, una divinità legata alla terra, e Ninhursag. Ninhursag è una divinità molto, molto, molto misteriosa, che a tutti gli effetti, lo vedremo fra poco, potrebbe essere equiparata ad una moderna scienziata, perché è una divinità femminile, ad una moderna scienziata del CERN o di qualche laboratorio di Wuhan o similare. E dunque, cerchiamo di sintetizzare praticamente, che, come vi ripeto, il tema è molto complesso. Insomma, secondo quanto ci narra Zaccaria Sitchin nel decimo pianeta, gli Anunnaki, o una parte di essi, arrivò in un'epoca estremamente remota sulla Terra, sul nostro pianeta. Fra l'altro Paolo Brega, un bravissimo studioso che coordina un sito che si chiama Progetto Atlanticus, uno studioso che io ho menzionato in questi miei articoli usciti sulla rivista Archeomisteri nel 2016, ha fatto una bellissima sintesi delle interpretazioni di Sitchin, e ci dimostra come esista effettivamente una cronologia dell'arrivo di questi Anunnaki sulla Terra,
e una narrazione ben precisa di quello che loro avrebbero fatto una volta giunti qui e anche del perché sarebbero arrivati sulla Terra. Addirittura si parla di 500.000 di anni fa. 500.000 anni fa, quello che era all'epoca, che sarebbe stato all'epoca il sovrano degli Anunnaki, Anunnaki descritti, badate bene, come una civiltà proveniente da questo decimo pianeta. E sarebbe stato sconfitto questo Anu, cioè sarebbe stato sconfitto da Anu, il dio del cielo, e sarebbe stato addirittura esiliato e mandato dal Nibiru, questo decimo pianeta, sulla Terra, sul terzo pianeta orbitante nel Sistema Solare. Quindi la Terra sarebbe diventata un luogo di esilio per questo sovrano, per questo Alalu. E qui poi viene descritta tutta una successiva storia. Altri Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra, non si capisce bene se in disaccordo con Anu o se in sintonia con Anu, e sarebbero arrivati sulla Terra Enki, e sarebbero arrivati sulla Terra Enlil, sarebbe arrivata poi per ultima sulla Terra Ninkursag, e si sarebbero insediati, chiaramente secondo la cultura sumerica, in Mesopotamia. Anche se lì, come spiegavo prima, non esistono tracce precedenti di civiltà finora individuate al 5000 a.C. sostanzialmente. E fatto sta che sarebbero arrivati sulla Terra, E per un motivo ben preciso, non era tanto nelle loro intenzioni creare l'umanità. Loro avevano degli interessi, a quanto pare, molto materiali. A loro interessava un metallo, interessava l'oro. Un metallo di cui già abbiamo parlato, un metallo, fra l'altro, è un elemento unico nell'universo, molto particolare, dalle elevatissime potenzialità. Un metallo che è sempre stato inseguito dagli alchimisti, che hanno sempre cercato di crearlo. Abbiamo parlato di quello che avveniva nel Sinai, se vi ricordate, in una puntata che ormai è diventata storica di questa trasmissione. Ebbene, gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra in cerca di oro. E addirittura avrebbero aperto delle miniere per estrarre questo oro. Inizialmente avrebbero fatto scavare e avrebbero utilizzato come manovali, come operai, come minatori, gli Igigi. Gli Igigi sono considerati degli dei minori nel Pantheon sumerico, ma gli Igigi presto si ribellarono, non accettavano questo ruolo di subalterni, di schiavi sostanzialmente. Quindi gli Anunnaki ebbero bisogno di nuova manodopera. Gli Igigi non volevano più scendere nei pozzi minerari, non volevano più estrarre l'oro. Quindi, secondo quanto ha ricostruito Zaccaria Sitchin, gli Anunnaki avrebbero creato, incrociando i loro geni con un prodotto locale, un'umanità, una parte dell'umanità, affinché questa li servisse, affinché questa lavorasse per loro nelle miniere. Quindi vediamo qui una situazione molto diversa da quella che viene per esempio descritta nella tradizione misterica mediterranea, in particolare in quella eleusina, dove si parla di un processo analogo. Molti mi chiedono, ma c'è un'analogia fra gli Anunnaki e i Titani, per esempio? I Titani che vengono descritti nella cultura ellenica e che sono stati associati da molti a questi Azzurrei e ai Picentauri. È diverso il motivo della creazione. Nella cultura mesopotamica e nella cultura sumerica l'umanità viene creata come forza lavoro. Vengono creati sostanzialmente degli schiavi in carne ed ossa. E nella cultura invece ellenica, nella cultura misterica eleusina, l'umanità viene creata dai quattro titani primari, i creatori, Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo, figli di Giappeto, a propria immagine e somiglianza, ma non come forza lavoro, ma per popolare questo pianeta a immagine e somiglianza dei titani stessi. Quindi sarebbe diversa la motivazione. E poi c'è anche un gap temporale.
Perché? Qui si parla di 500.000 anni fa, nella mitologia sumerica, dell'arrivo di 500.000 anni fa sulla Terra dei primi Anunnaki. E Anunnaki poi sarebbero arrivati a tappe, perché addirittura un personaggio come Ninkursag sarebbe arrivata per ultimo attorno a 144.000 anni fa. Invece nella tradizione eleusina i titani sarebbero arrivati sulla Terra 90.000 anni fa. Quindi c'è questo gap temporale. Non è detto poi che queste figure, se realmente sono esistite, si siano incrociate, abbiano avuto anche magari anche degli scontri, non lo sappiamo. Fatto sta che sia la cultura mediterranea che tante altre culture ci parlano di una guerra fra dei, e non è da escludere che questa guerra abbia coinvolto anche gli Anunnaki. Fatto sta che queste miniere che gli Anunnaki avrebbero scavato pare che siano state trovate. Alcune di esse sarebbero addirittura state trovate in Africa, in Sudafrica. In Sudafrica esiste, e guardate bene, questa non è fantasia, questi sono dati veramente incredibili, archeologici, esiste la più grande metropoli del ufficialmente individuata di un remoto passato. Esistono le tracce di una metropoli risalente addirittura ad oltre 200.000 anni fa. Una metropoli, fra l'altro, molto estesa, che si riconnette con quanto ci viene narrato dalla tradizione sumerica. Sarebbe stata un'antica città fondata dagli Anunnaki, fondata a scopo minerario, perché doveva ospitare chi? Doveva ospitare coloro che lavoravano in queste grandi miniere. E qui si apre una pagina di interrogativi che non finisce più. Dove sono questi Anunnaki? Se ne sono andati? Non lo sappiamo. Chiaramente, se ci guardiamo intorno, non li vediamo. Ma allora perché dà fastidio che se ne parli? Perché dà fastidio a certi poteri l'uscita di un film che semplicemente ripercorre degli eventi che ufficialmente sono mitici, leggendari? Perché dà fastidio che si parli degli Anunnaki? Perché un film deve venire censurato, deve venire boicottata l'uscita? Ora chiaramente non è la prima volta che succede, anche un film dedicato ai pazzi ad Alessandria e di Alejandro Amenábar è stato fortemente ostacolato, soprattutto dal Vaticano, ma poi alla fine è uscito. È andato nelle sale cinematografiche, anche se non c'è stato per molto, è reperibile, è scaricabile da internet, è acquistabile. Ma il film Anunnaki lo trovate soltanto su siti pirata. Nessun sito mai ve lo venderà in maniera ufficiale. L'hanno fatto sparire. C'è qualche potere che vede il solo fatto che si parli degli Anunnaki con preoccupazione. Sul sito Segni dal Cielo, un sito molto noto agli studiosi di ufologia, è un sito generalista che pubblica un po' tutte le notizie che trova in rete, notizie sia provenienti dall'Italia che dall'estero, è uscita la scorsa settimana è uscito un articolo veramente sorprendente. Questo sito non dedicava spazio al tema degli Anunnaki e di Nibiru da molto tempo. Ebbene, è uscito un articolo pochi giorni fa che riprenderebbe delle presunte dichiarazioni di Vladimir Putin. Se andate sul sito Segni dal Cielo lo vedete. Dice sostanzialmente che il presidente Putin sarebbe pronto a dare l'allarme della minaccia degli Anunnaki, a rivelare al mondo che gli Anunnaki sono un pericolo mortale per l'umanità e che la Russia, la Federazione Russa, sarebbe pronta addirittura a fronteggiare il loro ritorno sulla Terra e a dichiarargli guerra. Ora, se andiamo a vedere la firma di questo articolo, vediamo che è Michael Baxter. Michael Baxter, fra l'altro, è uno pseudonimo
chiaramente, ma è lo stesso, è la stessa firma che trovate sostanzialmente in tutti gli articoli di un sito molto chiacchierato che è Real Raw News, un sito di cui ho parlato anche all'Orizzonte degli Eventi e che pubblica delle notizie da prendere molto con cautela. Ultimamente ha pubblicato le notizie dell'esecuzione tramite impiccagione di Hillary Clinton, addirittura del ghigliottinamento a Guantanamo dell'ex direttore della CIA. Insomma, sono notizie non verificabili, per quanto vengano date con dovizia di particolari, notizie chiaramente che forse rientrano in quel clima di disinformazione che fa parte di tutte le guerre anche psicologiche. Quindi il fatto che questo articolo, che parla di dichiarazioni di Putin che non abbiamo però visto su nessun giornale e di cui in Russia fra l'altro nessuno sa niente, ho fatto delle verifiche, che Putin addirittura sarebbe pronto a dichiarare guerra agli Anunnaki per impedirne un loro ritorno, è quantomeno curioso. E anche se è disinformazione, qualcuno ha interesse a mettere in giro adesso queste notizie. Qualcuno ha interesse a far tornare alla ribalta la questione aliena. Qui cominciamo a porci delle domande, scateniamo la nostra intuizione. La questione aliena è una questione spinosa, estremamente seria, sia che si parli degli Anunnaki, ma soprattutto che si parli di quello che avveniva in passato e che avviene oggi. E concentrandoci esclusivamente sull'oggi, sul nostro presente, si tratta di una questione di appannaggio militare, lo sappiamo. Tutti i governi terrestri hanno delegato, Italia compresa, certe questioni nell'ambito di ristrette agenzie di intelligence e soprattutto di sicurezza militare. Tutto quello che sorvola il nostro spazio aereo è potenzialmente una minaccia militare. L'aeronautica italiana si occupa della questione degli oggetti volanti non identificati fino dalla sua costituzione. Tutti i report finiscono, oltre che all'agenzia di intelligence, soprattutto all'aeronautica militare. E in tutto il mondo avviene un qualcosa del genere. Sono le forze aeree e l'intelligence militare di ogni nazione che si occupano della questione aliena, si occupano del sorvolo dei nostri cieli da parte di oggetti volanti non identificati. E tutti questi avvistamenti e tutte queste interazioni vengono sistematicamente classificate, negate all'opinione pubblica. Dalla questione di Roswell in poi, dal 1947 in poi, tutto quello che ha a che vedere con l'ufologia, con la presenza aliena, è stato oggetto di un incredibile cover-up e tutti quelli che seriamente si sono occupati dello studio di questi fenomeni e di darne un'interpretazione, sono stati oggetto di discredito e derisione da parte della scienza ufficiale e dei media, dei classici media mainstream che seguono le direttive del potere. Quando qualcosa è scomodo, viene censurato e poi viene deriso, viene dileggiato, viene dato in pasto all'opinione pubblica come un qualcosa di non attendibile. Ebbene, tutti quelli che finora si sono occupati di ufologia sono stati sistematicamente oggetto di attacchi e di derisioni. Curiosamente, da qualche mese a questa parte, i media mainstream hanno tirato fuori la questione aliena e sono parecchi quelli che sostengono che sarebbe prossimo un fantomatico arrivo di qualcosa dall'esterno. Ne parlano agenzie di intelligence, chiaramente sotto banco, ne parlano a porte chiuse, qualcosa trapela, le informazioni circolano, ve lo assicuro, è come se ci fosse una scadenza, pongono il 2024 come una sorta di data limite. Questo spiegherebbe anche certe accelerazioni dei programmi dell'instaurazione di questo nuovo ordine mondiale, spiegherebbe anche piani di depopolamento, spiegherebbe certe derive autoritarie finalizzate al controllo.
è come se nel 2024 non avessero più tempo, come se stesse per verificarsi qualche cosa che devono in tutti i modi fronteggiare, perché questo qualche cosa potrebbe rappresentare una minaccia per il loro ordine costituito. Si parla appunto del ritorno degli Anunnaki, senza girarci troppo intorno. Ci sono anche delle profezie che parlano del ritorno dei Titani, che parlano del ritorno degli Azzurrei. A dire la verità, queste profezie pongono questo ritorno qualche anno più avanti, qualche anno dopo il 2024. Ma non è detto che magari l'interpretazione cronologica che ne è stata data sia sbagliata e che in realtà la data effettiva possa essere veramente il 2024. Ma facciamo finta che. Immaginate cosa potrebbe implicare e significare un duplice ritorno in contemporanea di due civiltà aliene che sono state alla base di buona parte della creazione dell'umanità attuale, cioè un qualche cosa di sconvolgente. Qui navighiamo nel campo delle ipotesi, chiaramente, però io ho pubblicato questi articoli, fra l'altro ho fatto la mia, ho detto al pubblico dell'Orizzonte degli Eventi di questi articoli, ho detto chi li vuole, gli rimando volentieri in PDF. Mi hanno scritto finora oltre 200 ascoltatori e io devo ancora finire di inviare i PDF a tutti. Allora io lo caricherò in omaggio sul sito dell'edizione Aurora Boreale come PDF scaricabile, lo potete scaricare gratis, così mi sgraverete perché purtroppo ho anche una vita privata e dovrei stare tutto il giorno a mandarlo per email, no? Ma questo è bellissimo perché vuol dire che c'è interesse, vuol dire che tutti voi vi interessate seriamente a questi temi. E questo mio articolo, chi non l'ha letto, insomma, lo avrà. Molti scienziati già nel 2016 ci mettevano in guardia da quelli che potrebbero essere gli effetti del passaggio ravvicinato di questo decimo pianeta o comunque di qualsiasi corpo transplutoniano e degli effetti che potrebbe avere un corpo transplutoniano intersecando il sistema solare interno. Chiaramente un grosso disequilibrio magnetico, una grande alterazione del campo magnetico terrestre e del campo magnetico anche di altri pianeti. E se è vera però questa questione del passaggio ogni 3600 anni di questo fantomatico decimo pianeta, e poi anche lì dovremmo però capire una cosa, come diavolo farebbe, questo se lo chiedono tutti, io compreso, come diavolo farebbe questo pianeta ad essere abitato? Voi immaginate un pianeta che ha un'orbita ellittica che lo porta nel periodo di massima distanza dal Sole a delle distanze veramente incalcolabili. Come farebbe ad essere abitato? Quando normalmente la fascia abitabile dei sistemi solari, dei sistemi stellari, riguarda i primi 3, 4, 5 pianeti del sistema. Difficilmente oltre una certa fascia i pianeti sono abitabili o presentano comunque condizioni di vita adatte alla vita, all'abitabilità. Come potrebbe un pianeta che si allontana in maniera così considerevole dalla propria stella essere abitato, fra l'altro da una civiltà intelligente? Questo non lo sappiamo. Rimarremo sempre con questo interrogativo, a meno che questo pianeta ce lo possiamo trovare davanti quando meno ce lo aspettiamo. E certi scienziati in effetti ci hanno messo in allarme, dice potrebbe arrivare e tutti i terremoti, tutte le eruzioni vulcaniche che sarebbero in aumento, tutte queste alterazioni del campo magnetico terrestre potrebbero essere dei segni chiari dell'avvicinarsi di un corpo di notevoli dimensioni. Addirittura alcuni sostengono, ma io questo non lo posso verificare, sostengono che già sarebbe visibile con alcuni telescopi. In rete trovate tutto e il contrario di tutto. Vi ripeto, siate razionali, siate scrupolosi nel vagliare anche le notizie, perché non sempre tutto quello che viene pubblicato in rete purtroppo è vero. Però una cosa allarmante è stata detta, e questo va a collimare con molte tradizioni mitologiche. Gli stessi Hopi del Nord America
parlavano di una stella rossa che porterebbe distruzione. Parlavano anche di una stella blu, ma parlavano di una stella rossa come un qualche cosa di molto pericoloso. Il rosso è associato al ferro, è associato alla ruggine, è associato all'ossidazione come colore. E uno scienziato che fra l'altro io cito in questo mio studio e sostiene sulla base di tutta una serie di sue teorie che questo planetoide, questo corpo transplutoniano, sarebbe avvolto da una nube ferrosa, una nube di polveri di ferro. E lui conclude un suo articolo che uscì attorno al 2015 in America con una frase molto allarmante. Dice: quando voi vedrete il parabrezza della vostra auto una mattina completamente coperto di ruggine, di polvere di ferro, cominciate a preoccuparvi, perché significa che questo pianeta ormai è arrivato in prossimità della Terra. Accadrà una cosa del genere, non sono in grado di dirvelo. Quindi stiamo con gli occhi aperti e ragioniamo con la nostra testa soprattutto. Fantastico, io voglio proprio fare finta, perché oggi abbiamo fatto veramente una bella puntata, utilissima a unire un po' di puntini, ma io gioco il jolly finale, così ringraziamo e salutiamo anche il buon Corrado Malanga, che so che segue sempre anche questa striscia che noi facciamo e che spesso mi ha detto: poi appena io finirò le mie conferenze tornerò anche in video, mi piacerebbe partecipare, quindi anche lui ha delle cose da aggiungere, ma facendo finta voglio un po' unire i puntini, così lasciando questo quesito finale, perché vi ricordate che abbiamo parlato nella puntata precedente di scontri nel cielo, la civiltà dell'Occidente contro civiltà dell'Oriente, questioni fra di loro. Ecco, se andiamo a vedere un po' anche a livello di sembianze di questi Anunnaki, per la maggior parte vengono rappresentati biondi con gli occhi azzurri, e da sempre in ogni cultura i biondi con gli occhi azzurri vengono contrapposti a un qualcosa che possiamo chiamare rettiliani, a qualcosa che possiamo chiamare tipo dei draghi, che con un po' anche di assonanza di colore, il verde blu, quindi potrebbe anche essere un qualcosa in cui dei verdi barra blu, quindi per esempio le antiche divinità indiane, vengono contrapposte ai biondi con gli occhi azzurri, o comunque sono in forte correlazione. E fra l'altro è uscito un audio proprio di Corrado Malanga, dove parte proprio, lui fa partire tutto ciò che si sta per concludere con un enorme scontro dall'Oriente, perché lui dice da quella zona ci sono gli Asura e ci sono i Deva. Gli Asura un po' sono questi esseri blu che lui attribuisce a Shiva, ma non solo, perché poi ecco, io faccio sempre una parentesi, non esistono i buoni o i cattivi, in tutte le culture c'è il guerriero, colui che trasforma più che distrugge, perché Shiva è più la divinità della trasformazione, ma c'è anche Krishna che porta la musica, c'è anche la cultura, insomma, quindi facciamo attenzione a dire i rettiliani cattivi, i biondi buoni, ecco, quindi in tutte le culture ci sono varie scuole di pensiero. Negli Anunnaki stessi, i due fratelli Enki ed Enlil, uno pro umanità, l'altro perché troppo fastidiosi, troppo rumorosi, voleva radere al suolo tutti, quindi questo per opera di discernimento. Ma queste civiltà sembrano dover regolare dei conti, quindi è vero, magari qualcuno sta per tornare, ma sta per tornare anche qualcun altro. Occhio a schierarsi troppo, perché magari se le devono suonare per cose vecchie migliaia di anni, in cui noi magari c'entriamo anche pochino. Ecco, e di lì io con questa un po' chiusa voglio ripassarti la palla come un'ultima riflessione. Sì, il problema è che se c'è una presenza extraterrestre sulla Terra ormai da millenni e ci governa sotto mentite spoglie, influenzando i governi, manipolando le religioni, manipolando il potere, certamente le forze che sono qui non hanno piacere che torni qualcuno dall'esterno. Qualcuno che è già stato qui in passato e che magari se n'è andato o è stato cacciato, o perché è stato sconfitto o perché è stato costretto ad andarsene, e sono in allarme,
sono in allarme e sono capaci di scatenare di tutto. Qui stiamo vivendo quelli che il buddismo definisce i tempi interessanti. Sono dei tempi indubbiamente interessanti, quindi andremo incontro a degli eventi futuri sicuramente che ci sorprenderanno. Dobbiamo essere preparati veramente a tutto, ma dobbiamo soprattutto essere vigili, dobbiamo ragionare con la nostra testa. E vi invito a documentarvi, vi invito a leggere. Fra l'altro volevo fare anche un consiglio di lettura, volevo dare ai nostri ascoltatori. È uscito dopo tanta attesa anche il libro di Gabriele Sannino, un bravissimo giornalista, La fine del nuovo ordine mondiale, la caduta dell'elite globale. Un libro molto interessante, molto ben documentato, che trovate sul sito dell'edizione Aurora Boreale. Questo è il mio consiglio di lettura settimanale. E tenete d'occhio anche il nostro canale, iscrivetevi perché lo vedrete anche protagonista di una nostra puntata, così come anche abbiamo parlato dell'occhio del matematico, che è stata un'altra puntata che, se ve la siete persa, vi invito finora ad andarla a recuperare. Però è tutto fantastico, sono pienamente d'accordo con te, sono tempi interessantissimi da vivere, e ricordatevi che, sempre facendo finta che, avete scelto voi di essere presenti qui ed ora, e quindi siate partecipi e non nascondete la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Insomma, d'altronde, se la realtà e la vita è un po' un gioco, dobbiamo viverla, siamo qui per fare esperienze, dobbiamo poter capire quello che accade. Quindi mi piace un sacco anche questo tuo ultimo consiglio nel rimanere vigili. Come al solito, tutti i social possibili immaginabili, tutte le puntate precedenti, e tante ancora ne verranno, quindi un grazie grandissimo a Nicola Bizzi anche per questi preziosi elementi di quest'oggi. Grazie a te, un saluto a tutti. E come dico sempre io, mi raccomando, continuate a seguirci, mettete i like, commentate, condividete, un po' di passaparola, ma vedo che, visto che si cresce di settimana in settimana, ormai siete bravissimi a farlo. Grazie per tutti i contributi che potrete dare al nostro lavoro per implementare attrezzature, studi e non solo. Appuntamento a prestissimo, grazie, Hare Krishna.